Sankt Jakob, vergib uns Pein und Schuld, der liebe Gott sei uns allen Hold in seinem höchsten Throne. Dir, Sankt Jakob, dienen tut, der lieb Gott soll ihm lohnen. Buonasera a tutti, benvenuti all'Urban Center, sono Alfredo Spaggiari, sono responsabile di questo spazio, di questo che è un luogo istituzionale. Come forse molti non sanno, tutta la galleria è proprietà del Comune di Milano, che appunto affitta spazi a negozi, ma storicamente l'amministrazione comunale ha deciso e scelto di mantenere questo come un luogo aperto alla città, in grado di poter ospitare mostre e incontri. Dall'anno scorso un'area dedicata all'accoglienza turistica e appunto in questo luogo avvengono incontri di varia natura. Sono molto contento e molto felice che assieme all'Associazione Italia Medievale abbiamo tentato di portare le loro iniziative spostandole di un giorno, quindi accogliendole il venerdì. Spero che la cosa possa funzionare, questo è il secondo appuntamento. Sono molto felice anche del merito degli incontri, perché questo oscuro medioevo, ed è l'obiettivo un po' di questo ciclo di conferenze, appaia sempre più come invece come lo è un luminoso, luminosissimo medioevo, un'epoca formidabile. Non spendo altre parole se non dire grazie a voi di essere presenti, buona serata. Sono Maurizio Cagli, sono presidente dell'Associazione Culturale Italia Medievale. Ringraziamo tantissimo l'Urban Center di averci accolto in questa prestigiosa sede per una serie di incontri. Ne avremo altri due a venire, questo è il secondo, il primo si è tenuto la settimana scorsa. Sono anche particolarmente felice di avere di nuovo con noi uno scrittore, il creatore di un personaggio che poi in realtà è un personaggio storico, che è il giudice Albertano, personaggio realmente esistito e vissuto nel XIII secolo. E quindi in questo personaggio si uniscono verità storica e finzione letteraria, e da questa mescolanza l'autore ha ideato una figura che si muove nell'ambito di veri e propri collegi medievali. Quindi un romanzo che si può definire un giallo, ma anche un romanzo che si può definire storico. Oltretutto l'autore Enrico Giustacchini, a cui darò subito la parola, è particolarmente attento alle fonti che lo hanno ispirato in questa narrazione e che riassume all'interno del volume una ricca bibliografia e una ricca descrizione delle fonti da cui sono state prese le ispirazioni che hanno dato origine a questo personaggio. Ricordo che Enrico Giustacchini aveva già pubblicato un primo romanzo con il giudice Albertano come protagonista, questo che è il caso dell'uomo pugnalato fra le nuvole, un titolo anche molto suggestivo, è il secondo romanzo che vede il giudice Albertano come protagonista. Io non mi dilungo oltre, ma lascio subito la parola a Enrico Giustacchini, che ringrazio per aver accolto il nostro invito e che è accompagnato dall'editore che pubblica i suoi romanzi, cioè le libere edizioni, sono la casa editrice, e vi ricordo che per chi fosse interessato anche a farsi firmare il libro dall'autore, alla fine dell'incontro, oltre alle domande che avrete il piacere di rivolgervi, sarà possibile acquistare il libro direttamente lì. Vi ringrazio ancora per essere.
essere intervenuti e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Un giallo storico, un romanzo giallo storico, quindi non è facile. Ma dare invece un'impronta italiana e direi anche soprattutto lombarda a questi temi non è sempre semplice. Cioè, Enrico Giustacchini è un autore che ormai è abbastanza conosciuto, non è al suo primo nemmeno al suo secondo romanzo, ma da un po' di tempo si sta cimentando, no? Questo è il secondo episodio che vede al centro delle sue attenzioni il giudice Albertano, e il secondo episodio delle inchieste che il giudice alla metà del 200 è chiamato, come dire, ad affrontare e a risolvere attraverso le strumentazioni proprio di quel periodo, di capire anche questo quel che significa. Ma entriamo subito allora per cercare di capire cosa significa, subito dalle prime righe dell'autore, a cui chiedo proprio di leggere la sua voce, cosa significa cominciare un romanzo di ambientazione storica che è anche un giallo. Miracolo, miracolo, miracolo. La parola si levò altissima, oltre i tetti della città lombarda, oltre le mura superbe, oltre le torri svettanti e inaccessibili come nidi di falco. Fu pronunziata da cento e cento e cento lingue, lingue incerte, balbuzienti di fantolini, lingue sciolte di comari, lingue gagliarde di soldati senza paura. Qualche uomo di chiesa esitò forse un istante, qualche uomo di scienza indugiò per il tempo d'un batter d'ali prima che gli uni e gli altri si unissero, già pentiti e vergognosi della momentanea titubanza, alla marea montante dell'indiscussa convinzione. Miracolo, miracolo, miracolo! La folla si riversò nelle vie della città lombarda e fu un formicaio di corpi e di voci, e le voci erano cento e cento e cento, voci di tuono, di nobili cavalieri avvezzi a comandare i veltri e alla servitù, voci rauche di vecchi aggrappate a un esile filo, voci di donzelle che facevano pensare, nella gaudiosa limpidezza del cristallo, a una nevata di rose e di viole. Dicevo prima, la capacità di tenere insieme questa triplice necessità. È un romanzo, io vi do rapidamente come ci esauriamo questa parte, lasciando poi naturalmente un giudizio al lettore. Scrivere un romanzo significa, lo sappiamo, credo, con attenzione, sviluppare una storia che riesce a tenere inchiodato il lettore fino alla fine, no? Per capire come va a finire. E per farlo bisogna adottare le tecniche proprio di una scrittura romanzata. Vuol dire delineare con attenzione i personaggi, vuol dire narrare un'ambientazione e prendere per mano il lettore e farlo entrare nel milieu di Albertano senza farlo sbuffare. Quindi non servono pagine di descrizione di ambientazione e narrazione storica, no? È la struttura operante, come direbbe la critica letteraria, attraverso i dialoghi, attraverso descrizioni che non superano le 2, 3, 4 righe, che permettono però pagina dopo pagina, questa è la capacità di di entrare e di stare dentro la storia e dentro queste pagine. Vuol dire utilizzare i dialoghi per raccontare una vicenda, no? E quindi in qualche misura permettere al lettore di immedesimarsi in Albertano o in Berengario del suo dibattito o in altri protagonisti della storia. Buonasera e grazie di essere intervenuti. Sì, Albertano da Brescia è una figura storica, è tanto importante quanto poco, per non dire pochissimo, conosciuto. E vive nel XIII secolo, non conosciamo bene né la data di nascita né quella di morte, conosciamo però molto di lui attraverso le sue opere che fortunatamente ci sono state tramandate. Era un uomo politico, un diplomatico, seguì per conto del Libero Comune di Brescia le assemblee plenarie della rinata Lega Lombarda che si opponeva a Federico II, e proprio durante uno scontro tra Brescia e le truppe di Federico, Albertano viene imprigionato e condotto in carcere a Cremona, dove Federico II aveva la propria corte. Federico II, che ammirava Albertano, essendo, come ben sappiamo, egli stesso un intellettuale e amante degli intellettuali, gli concede una prigionia assolutamente dorata, lo tratta in guanti bianchi. Durante questo periodo Albertano scrive il primo dei suoi trattati, ne conosciamo tre. Sono trattati che ebbero un enorme successo
sarebbe interessante stasera parlare soltanto della figura storica di Albertano, ma non è il caso, anche perché abbiamo tanti altri spunti da trattare. Però ecco, cito solo due cose brevissime. Perché testimoniano l'importanza di questa figura, ahimè, ripeto, poco conosciuta in Italia, ma per esempio molto conosciuta e studiata nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone, anche per la filosofia economica profondamente innovativa contenuta nei suoi trattati. Uno di questi, il Liber Consolationis, venne tradotto già nei primi anni dopo la sua uscita in ben 8 lingue europee. Se noi pensiamo che le lingue volgari stavano nascendo proprio in quel periodo, il trattato era scritto in latino, quindi gli intellettuali sicuramente lo conoscevano e benissimo lo potevano leggere nella lingua originale, nonostante questo si ritenne utile e necessario tradurlo, ripeto, in 8 lingue europee. Questo ci testimonia la grande diffusione delle sue opere. Albertano, sui trattati, sostiene che il mercato è un'arena di libertà, la ricchezza, no, non è un male da condannare, a patto che l'economia del mercato sia sottoposta a una regola etica, che è il rispetto della dignità della persona e che la ricchezza deve essere a vantaggio dell'intera comunità. Quindi la libertà e il benessere deve essere a vantaggio dell'intera comunità. Ora voi capite bene che questi sono temi che tutt'oggi continuiamo a dibattere e che Albertano aveva introdotto 8 secoli fa. Partivo dai trattati perché io so che sia nel primo romanzo che nel secondo, Periodo Stacchini, in realtà si ispira, trae ispirazione e sentiremo in che modo, proprio dai trattati di Albertano. Sì, il primo dei due romanzi che finora sono stati scritti con il protagonista Giudice Albertano è ispirato al Liber Consolationis, per intenderci il trattato tradotto da Chaucer di cui parlavamo prima. E qui l'ispirazione da parte mia è stata diretta, in quanto quando io l'ho letto per la prima volta, essendo un appassionato lettore prima ancora che scrittore di gialli, sono balzato sulla sedia per una incredibile scoperta. Non mi sarei mai aspettato di trovare in un trattato di tipo etico-filosofico di un autore medievale il racconto di un delitto. Invece il Liber Consolationis inizia con la storia di un delitto misterioso di una fanciulla che viene trovata uccisa con 5 ferite in 5 diverse parti del corpo. Naturalmente il nostro Albertano non intendeva scrivere un giallo, e questo è un pretesto da parte sua per introdurre una serie di tematiche di ambito filosofico, teologico, religioso. Ma lo spunto era troppo forte da parte mia per lasciarlo cadere. E ho immaginato che Albertano, che sappiamo era un giudice, quindi abituato a trattare di aspetti giudiziari, naturalmente dei morti anche, potesse in realtà raccontare in questo trattato un delitto non simbolico, non metaforico, ma veramente esistito. E da lì ho preso spunto per creare una storia naturalmente di ambito narrativo, di ambito letterario, immaginario, che vede come protagonista proprio il nostro giudice Albertano, una sorta di Sherlock Holmes ante litteram, che affronta e risolve questo delitto secondo tutti i crismi del giallo deduttivo classico. Però il contesto è assolutamente verosimile, assolutamente credibile, ci sono mesi di ricerche perché l'ambientazione e tutti i riferimenti che trovate in questo libro di narrativa, in questo giallo storico, sono appunto storici, perfettamente credibili, perfettamente dimostrabili con prove documentali e quant'altro. E il secondo romanzo, che è quello che presentiamo più specificamente stasera, si ispira invece al secondo trattato di Albertano, L'asino con i dettaceti, quello tradotto da Brunetto Latino. E qui ci sono tutta una serie di altri riferimenti storici e c'è soprattutto una vicenda gialla, un enigma particolarmente insidioso, particolarmente complesso che poi analizziamo. Il delitto di camera chiusa è un delitto che avviene in un
locale in genere, una stanza, ma non è detto, perfettamente chiusa dall'interno. In questo spazio viene trovata la vittima, ma non c'è l'assassino. Naturalmente la prima ipotesi che viene fatta è quella, si tratterà di un suicidio. Il suicidio per una serie di motivi non è, quindi si tratta di un delitto. E la domanda a questo punto è: come ha fatto l'assassino ad uccidere in una stanza perfettamente chiusa dall'interno e dopo averlo fatto, come ha fatto ad uscire di lì? Naturalmente su questo problema si sono misurati alcuni tra i più grandi autori di gialli, non tutti, neanche autori grandissimi come per esempio la sublime Agatha Christie hanno risposto con, hanno dato delle prove particolarmente significative, evidentemente non è nelle corde di tutti. Ecco, ci sono però autori molto importanti che si sono misurati con questo tipo di enigmi, talmente affascinanti che alla fine per il lettore è quasi più interessante scoprire come è avvenuto il delitto, quasi più ancora che scoprire chi è l'assassino, perlomeno 50-50. Il grande maestro dei delitti di camera chiusa è John Dixon Carr, autore americano ma di fatto naturalizzato inglese, che si è misurato appunto con la camera chiusa, dando, creando tutta una serie di romanzi straordinari, autentici capolavori, precisando una cosa molto importante. La soluzione, e questo vale per tutti i gialli classici, per tutti i gialli deduttivi, prevede che una risposta, una soluzione assolutamente razionale. Sono escluse soluzioni di altro tipo, la parapsicologia non può entrare, la magia non può entrare, soluzioni incerte o spiegate a metà non possono entrare. Non possono entrare, pena l'espulsione con biasimo dall'ideale pure dei giardisti, soluzioni banali del tipo passaggi segreti, botole nascoste nei muri, tutte queste cose vanno dimenticate. Ecco, la soluzione è un'altra. Il nostro Albertano, usando esclusivamente, come direbbe fuori, le proprie celluline grigie, arriva a scoprire chi è l'assassino e come questo delitto in una stanza chiusa potuto avvenire. Albertano, cioè l'autore, intendono anche il romanzo storico giallo come il proponimento di una sfida. Una sfida che Albertano accetta, ma anche una sfida in qualche misura che l'autore Enrico Giustini propone ai suoi lettori. Ho deciso di imitare, spero non troppo indegnamente, un altro grande dei gialli classici deduttivi, cioè Henry Quinn, che nei suoi gialli più celebri aveva inserito la cosiddetta sfida al lettore. Quegli appassionati di gialli lo sanno. Henry Quinn dava tutti gli indizi che consentono, da tutti gli indizi che consentono al lettore di arrivare alla soluzione. Per cui, arrivato quasi alla fine del libro, si ferma e scrive: sfida al lettore, caro lettore, adesso anche tu sai tutto quello che sa l'investigatore. Se vuoi, ragione e puoi arrivare alla soluzione. Non ti ho nascosto nulla, non l'ho barato, sono stato assolutamente corretto. Anche nei miei gialli c'è la sfida al lettore. Non la trovate scritta perché non volevo essere imitare fino a questo punto. Però, per esempio, in questo secondo giallo, che è suddiviso in 10 capitoli, quando voi avrete letto, se avrete la bontà di farlo, il nono capitolo, prima di arrivare al decimo e ultimo, quando, secondo lo schema classico, l'investigatore chiama tutti attorno a sé e svela l'enigma, e a questo punto voi avete in mano tutti gli elementi per arrivare alla soluzione. Ricordate, alla fine del nono capitolo, prima di leggere il decimo, se volete, potete anche voi arrivare alla soluzione.